Saluto va alla famiglia di Mirko Fersini, giocatore delle giovanili della Lazio, che è morto a soli 17 anni per un incidente stradale. Ovviamente sono cose particolari che riguardano il calcio, la sicurezza e tutto il resto, per cui ci uniamo al cordoglio, io credo, di tutti i laziali. Detto questo, parliamo della Roma. Quando batte l'Udinese o gioca bene con il Milan, gioca bene con la Juventus, col Napoli, è tutto normale. Anche qua a Lazio, se uno giocasse 11 contro 11. Però è anormale invece che lascia punti a tutte le squadre che lottano per non retrocedere. Io così ho degli appunti, per esempio, mi sembra che al Cagliari gli abbiamo dato 6 punti, Atalanta, Siena, Fiorentina, Lecce. Quindi il discorso è colpa di Luis Enrique? È colpa dei giocatori? Beh, un po' dell'uno, un po' dell'altro. Però, in effetti, siccome giocare bene è difficile, giocare bene contro le grandi squadre è lo stesso, io credo che un impianto di gioco importante ci sia. Mancano i grandi attori. Allora, ripetiamo l'appello a Sabatini e a Baldini. I grandi attori devono essere grandi attori difensivi. E siccome credo che qualcosa si stia muovendo, può essere che quest'altro anno ci divertiremo, però devono essere top player e soprattutto pensare che Burdisso comunque rientrerà con un infortunio di 8 mesi, che non è poco. Per quanto riguarda invece il campionato, in generale, così ho fatto una piccola tabella già fatta, se no Gianfranco si arrabbia, il Milan è il destino, cioè è diciamo l'artefice del proprio destino per il primo e il secondo posto, ma anche del destino della Roma. Ha levato 6 punti alla Roma e uno soltanto alla Lazio. E anche per la retrocessione ha levato 6 punti al Lecce e uno soltanto alla Fiorentina. Quindi guardate il caso. E stranamente può essere che la Roma debba decidere il campionato quando andrà a giocare contro la Juventus. Sigla. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, vado subito a presentarvi quelli che sono gli ospiti di questa sera. Diamo il benvenuto a Marcel Vulpis per Sport Economy. Buonasera Elena, buonasera Massimo, buonasera Nick Cabrera, me l'hanno separato, lo saluto. Per Teleradio Stereo, Nicola Caprera. Buonasera a tutti, buonasera Marcel. Diamo il benvenuto a Massimiliano Rossi, consulente marketing sportivo. Buonasera a tutti. Per La Repubblica, Matteo Pinci. Ciao Massimo, buonasera. Per il Corriere dello Sport, trattino stadio, Piero Torri. Buonasera. Diamo il benvenuto anche a Gianfranco Giubilo, Il Tempo. Buonasera a tutti. E vado subito a presentarvi Sara dalla postazione mail. Ciao Sara. Buonasera Elena, buonasera ai nostri telespettatori. Vi ricordo la nostra postazione interattiva, ci consente di stare in diretto contatto con voi. Potete scriverci mail a info@lasignorainGialloRosso.it. Per i messaggi potete scrivere al 345-599-1717. Molto bene, e allora rinnoviamo le condoglianze alla famiglia di Mirko Fersini, io credo anche a nome dello studio. Io posso aggiungere una cosa? Sì. Oggi è morto Mario Gismondi, un ex direttore del Corriere dello Sport, che è stato il mio primo direttore in una cooperativa che si chiamava Olimpico e che ha lanciato nel mondo del giornalismo una banda di pazzi, ma comunque con discreto successo, diciamo così. Mi piace ricordarlo in quanto è stato l'inizio della mia carriera e grazie anche a lui sto qui stasera a parlare di Roma, altrimenti... Va bene, molto bene. Allora, io ho detto qualcosa, cioè il Milan è tutto sommato è l'arbitro del primo e secondo posto, del terzo e della retrocessione e noi in teoria dovremmo fare un favore a noi stessi andando a Torino più o meno, corna facendo, no Gianfranco? Ma corna facendo, che vuoi? Voglio dire, la Juventus di questi tempi l'abbiamo vista tutti, cioè con la Lazio che è la terza squadra della classifica. Primo tempo poteva finire 16-1, Sì, ma la Roma... No, cioè, non è... Ma la Roma? No, a Roma c'è una difesa d'acciaio, quindi questo non gli può capitare. Però, insomma, va diciamo bene, prima... che per la Juventus, tra l'altro, è l'unico ostacolo che ha ancora, perché le altre partite sono proprio...
Sì, però ricordiamoci che la Juventus, ha toppato le altre partite. Sì, perché poi quando ha giocato col Napoli, col Milan e con gli altri non ha toppato, con il Bologna, con il Cagliari. Ah, tu così dici, fortunatamente a Roma è una squadra di pippe, quindi ci può... Non credo proprio. Che ne so, hai detto allora te. Vorrei in primis lanciare l'interrogativo. Totti, io l'ho studiato bene, mercoledì non serve assolutamente a nulla, questo si può dire, uno dice come è romanista, è attaccato a Totti e tutto il resto, ma è un giocatore ormai in pensione, perché è chiaro che come fa Marchigno a sapere che gli mette la palla lì, dice questa è in pensione, mica mi può mettere la palla là, no giusto? Allora quando per la prima volta gli mettono la palla pure a Totti, perché Osvaldo gliel'ha messa, ha fatto il Totti, servendo Totti, ha buttato dentro. Allora il discorso è, un conto è la presenza di un fuoriclasse, dicasi Del Piero per la Juventus, che gli ha deciso qualche cosina, la stessa cosa vale per la Roma, un conto è Totti, un conto è la Roma senza Totti. Ovviamente Totti può essere sostituito. Cioè ci hai messo 495 partite di Serie A di Totti per dire questa cosa? No, cioè, no, io ci ho messo... Già quindicesima si poteva dire. No, Piero, io ci ho messo... Io ci ho messo 950 partite, perché gli altri, siccome se ne sono dimenticate 450, allora sono diventate 900, perché io ho sentito più critiche verso Totti in questo ultimo mese, e credo anche tu, rispetto a tutta la carriera. Cioè, diciamolo, voglio dire, prima sarebbe stato uno scandalo non far giocare Totti, adesso il tifoso della Roma dice vabbè, se non gioca è uguale, alcuni tifosi... fa 36 anni ragazzi. Ecco, allora diciamo che questo Totti, quello che ha giocato ieri, quello che ha giocato a Bologna, quello che ha giocato in altre partite, è un Totti insostituibile. In alcune occasioni chiaramente non è stato il Totti, diciamolo, no? Ci sono i numeri che lo dimostrano in maniera incontrovertibile. No, i numeri attuali, stiamo parlando dell'attualità. Totti deve stare, ma anche la Roma di quest'anno, deve stare bene. Le partite giocate, se certo deve stare bene. Se lo metti in campo senza che stia bene, non fai un favore a lui e neanche alla squadra. La Roma, le partite che ha giocato senza Totti, ha una media punti inferiore all'1, 0,90 credo. Con Totti c'ha quasi il doppio. Sì, forse... Questo è un dato che magari può essere freddo, numerico, però in realtà te circoscrive l'importanza del giocatore. Marchigno è un giocatore se c'è Totti e un altro giocatore se non c'è Totti. A Lecce, dove c'era Totti, Marchigno ha corso appresso vanamente al pallone e poche volte l'ha preso. Con Totti va in porta, ma proprio credo anche a livello inconscio la squadra dice vabbè, c'è il biondo, ma anche gli avversari, certo, e provano anche delle cose che altrimenti non proverebbero se non c'è. Però fosse ti faccio questa domanda che come risposta è difficile, Piero, ti voglio mettere in difficoltà. Totti è eterno? Ah no, certo che no. Allora se non è eterno è chiaro che va gestito, cioè noi abbiamo l'esempio della Juventus con Del Piero, cioè Conte è uno che, voglio dire, stimerà Del Piero, c'ha due anni di più, c'ha due anni di più, però Del Piero anche con Ranieri, anche con De Neri, anche con Ferrara non è che lo facevano giocare, tant'è vero che le polemiche nascevano qua, quindi stiamo parlando di 2-3 anni fa, non è che stiamo parlando soltanto dell'età che ci aveva, che era il Totti adesso. Allora il discorso di Totti è che se sta bene gioca, se non sta bene deve giocare, però può anche essere sostituito. Si dice anche che Totti si allena giocando, nel senso che comunque, data anche l'età o qualche problema fisico, ha bisogno anche di giocare per rendere in un certo modo. Però quello che avete detto è vero, io penso che però uno dei punti sui quali bisognerà lavorare sarà proprio questo, cioè fare in modo che domani Totti non faccia così la differenza, nel senso che si spera che crescano gli altri, perché se deve continuare lui a fare la differenza diventa problematico. No, però questa è la rubrica che avevi proposto, sì. L'angolo dell'iguana, sì. L'angolo che andiamo a spiegare, no, che quello che dice quello che dice Nicola ha del vero, triste. Però siccome io ancora onestamente i colpi di Totti non li vedo da nessuno, purtroppo, cioè, non li vedo da nessuno, quindi il problema probabilmente è che se continua a giocare non stando bene diventa inevitabilmente il capro espiatorio della squadra, perché se la Roma gioca male con Totti in campo, il 99% di chi analizza la partita magari così in maniera un pochino distratta si vorrebbe accorgere più facilmente del fatto che Totti ha giocato male, e allora non vorrei che poi in quel caso il concetto diventasse l'opposto, la Roma ha giocato male perché c'era Totti, perché altrimenti
si rischia un pochino di... Questo Totti non è il vero Totti, lo so che sto dicendo, sarebbe grave il contrario. Spesso lo vedo camminare in campo Totti. Probabilmente non ci sarà più. Forse sarà impossibile rivederlo. Spesso lo vedo camminare in campo. Matematico non lo rivedrai più, però... Però io credo che questa stagione possa essere stata propedeutica a far capire a Francesco Totti che è uno che quando vede il pallone può giocare. Francesco, anche perché è stato sempre il più bravo di tutti, giocava sempre e quindi non ci ha mai avuto il problema. Però a capire di poter essere gestito nel corso di un'annata. Io le parole, l'altro gol che ha fatto l'altra sera Totti, sono state le parole che ha detto a fine partita. Su Luis Enrique. Di straordinaria stima nei confronti di Luis Enrique. Aggiungendo anche una frase, a Lecce non c'eri, la Roma ha perso. E lui ha detto, a Lecce ho perso anch'io. Sentendosi da capitano dentro, vero. Dentro questa Roma, anche nella sua assenza, io credo che Totti quest'anno abbia capito che lui 35-40 partite in un anno è meglio che non le gioca, perché questo gli può consentire di allungare su livelli qualitativi straordinari la sua carriera. Io faccio un esempio: Ryan Giggs, che ha qualche anno più di 40, sì, di, no, credo 38, 39. Vabbè. Credo sia stato un giocatore formidabile, uno straordinario giocatore che in Italia, certo, noi no, però un giocatore ha vinto, ha stravinto, si è rotto le palle di vince Ryan Giggs con Manchester United. Da 2-3 anni Giggs c'ha il suo contratto con il Manchester. Tra l'altro Giggs è quello che mandano a prendere Petrucci quando va, arriva a Manchester, si trova Ryan Giggs fuori con la berlina che lo porta alla sede del Manchester United. Che queste sono cose che fanno le radici, l'anima di una società. Questo spero, io ho la sensazione che questa Roma l'abbia capito. Quella precedente un po' meno. Vabbè, dai, allora mi stai a far venire come al solito Lazio e poi te perdi. Ryan Giggs, non sai da più due, che tre devi anni dire. È comunque decisivo il Manchester United. Finale di Coppa dei Campioni, Ryan Giggs gioca, titolare. Sì. Manchester United QPA. Ryan Giggs non gioca, perché non serve. A meno serve che non serve nell'ultimo quarto d'ora. E fa 20, 22, 24 partite in una stagione ancora da Ryan Giggs. Se Francesco ha capito questo, la Roma ha fatto il più grande acquisto però, che si possa fare per le prossime due stagioni. Visto che non siamo all'angolo della beatificazione, giustamente dobbiamo dire che forse è stato quest'anno un po' il limite di Francesco, soprattutto nella prima parte, quello di non capire che in alcuni casi sarebbe stato meglio per lui, ma anche per la Roma, perché saremmo ipocriti a non dirlo, se avesse fatto, non dico un passo indietro, avesse accettato di, non lo so, di avere meno spazio, di gestirsi, ecco, mi sembra assolutamente il punto di vista. Ragazzi, a Milano pallone, Totti non deve giocare con Milano, non gliela fa, perché poi ha pregiudicato anche la sua partita successiva. Nella mia follia dico, è giusto che giochi con la Fiorentina domenica sera dopo che ha giocato mercoledì, perché deve giocare con la Juve? Dopo 7 giorni c'è la Juventus, che in teoria sulla carta per qualsiasi tabella è la partita che te può cambiare l'ipotesi di seguire il terzo posto. Lo so. Io per esempio mercoledì sera, di sera, prevista la pioggia, c'è umidità, io non farei giocare. Certo, adesso però c'è il tuo problema, metto sempre c'è in un campo. Problema che poi Osvaldo dice perché non deve giocare, io non devo segnare. Marchigno dice perché deve giocare, no, io non devo segnare. Cioè, c'è anche questo da dire, no? Però te rientra segnare. Borini, Boia secondo me merita di giocare titolare in questo momento più ancora della Mela. Vabbè. Il vantaggio grosso che c'ha la Roma è che c'ha delle grandissime opportunità in attacco, perché ci sono tanti giocatori, quindi Totti può anche riposare. Però mi sembra che c'è troppa fretta nel dare un giudizio definitivo a Totti, che naturalmente non è più quello di 2-3 anni fa, però appena fa una partita sbagliata si tende a pensare che un giocatore finito, è che ovvio, non può dare quello di un ovvio, tempo. È quando destino, gioca una partita buona, grandi campioni. Sì, sì, però è magari destino. I giudizi, cioè, andrebbero fatti fa un po' una partita più, brutta, un po' più non calmo dico i nomi. Totti. Voglio dire, io per esempio, se tu non hai più Coppa Italia, allora, ragazzi, competizioni europee, è messo non sono in discussione in questo periodo gestito. Perché una partita, in effetti, io l'ho vista, non ha giocato con la solita grinta. Ibra ha fatto vincere gli ultimi 5-4 scudetti, 9 scudetti in tutte le squadre. Dunque, dove è stato tutti. È il capocannoniere della Serie A, ha vinto qualche partita da solo, diciamolo, eppure è stato criticato aspramente, quindi voglio dire, è il segno dei grandi campioni. Certo, se Gattuso fa una partita sotto tono è normale. Il secondo tema, per esempio, è Kier, ma per un motivo. Perché ridi? Lo sapevo, volevo dire. Ecco, il secondo, perché io ho una personale valutazione,
che io ci capisco poco. Sì. Sì. O sono l'unico che ci capisce, o sono l'unico che ci capisce. Vabbè, no. Io ho una bene quell'espressione, esatto, lo sai, così, a tre palle in così, sordo verrebbe esatto, bene così. Allora no diciamo che apro tutto. Allora, parlando, Gianfranco ha un'idea, Matteo ha un'idea simile, vabbè, gli altri non sono stati interpellati a parte Piero. Allora dimmi la tua idea su questo giocatore, seria. Io penso che possa essere recuperato, sì, giocatore di straordinari mezzi fisici, con piedi non male tutto assieme, quando, se ha la possibilità di giocare con un minimo di serenità, che gli manca assolutamente in questo momento. È un giovane e ci si può provare a recuperarlo. Va bene, quindi tu dici che siccome già di giovani ne abbiamo tanti, no? Ovviamente ci mettiamo a recuperare anche delle situazioni, oppure magari in difesa sarebbe opportuno prendere qualcuno che non devi recuperare, Massimo, e che è già recuperato. Stiamo parlando di completezza di organico, quindi non è che se ti arriva un buon difensore centrale ce l'ho, dici già ce l'hai, ce l'ha lui, ce l'ho. Il famoso difensore ce l'ho, che è argentino, le corna. No, ce l'ha, dopo ce lo dice. Ce l'ha. Allora dimmi, per te si può recuperare? Si può recuperare, quindi può essere integrato. Allora, in poi organico, chiaramente, velocissimo, Rosi si può recuperare? Quello ho qualche dubbio in più. Anghel si può recuperare? No. Sì. No. Sì, bene. Piero, dal giudizio poi andiamo a Matteo, finiamo questo discorso, perché se no sembra che sono l'unico e poi... Secondo me il giudizio lo devi dare un po' più a 360 gradi, perché non è che il mercato dei centrali difensivi in questo momento offra moltissime soluzioni più o meno garantite. Io ti dico, si parla molto dei due centrali difensivi, Borussia Dortmund, Subotic e Hummels. Io francamente se mi regalano, bisogna vederli nel loro contesto, però loro hanno 15, 16, 18, io qua la cifra per giocatori del genere non la spenderei, secondo me non so giocatori che te spostano in maniera... Il Borussia è una macchina, bisogna vedere se li sposti da lì quanto possono rendere. C'è un grande allenatore. Va bene, allora... Per cui a me Chiara è un giocatore che a Palermo mi ha molto impressionato, è un giocatore che mi piaceva molto, c'ha una prepotenza fisica, pure l'ultima partita col Milan a Milano ha retto il confronto fisico con Ibrahimovic assolutamente bene, e con Ibrahimovic serve il sollevatore dei pesi per non perdere il confronto fisico. Ma perché ha segnato? Ma chi ha segnato? Nocerino? Ha fatto il sombrero? No, Piero, qua non ci siamo. Ibrahimovic segna al minuto 88. Perché se Nesta fa una partita perfetta e poi Borini gli fa quello che ha fatto Ibra, noi diciamo Nesta è finito. Non possiamo essere sempre disobiettivi. Ha sbagliato chi ha... Non possiamo essere disobiettivi. E gli è capitato lui. Ibrahimovic ce l'ha sbagliato. Assolutamente con chi è, che all'inizio mi è anche piaciuto, le prime due partite a me piaceva, e questo è il problema. Io ti dico che comunque... Io dico che se tu non devi pagarlo quest'anno... Ma tu devi vincere quest'altro anno, Piero? No, tu c'hai un reparto dei centrali difensivi che recita, One in Brasile, Heinz non so se rimane, in poi Argentina, Heinz, dici tu. Se va in Argentina comunque deve fare il quarto. Sì. Burdisso che ti ritorna da un infortunio, fermo 8 mesi, che è un piccolo punto interrogativo, almeno per i 2-3 mesi ce l'hai, sicuramente non potrà essere subito il miglior Burdisso. Io ripartirei da Kier, se faccio un discorso con il Wolfsburg, dove tra l'altro Magath ha rinnovato il contratto e non lo rivuole, so che la Roma ha chiesto un altro anno di prestito senza pagare niente, quelli hanno detto sì, a patto che poi fra 12 mesi lo riscatti a una cifra già concordata. Chi? Per chi era? Sì. C'era un problema, Piero, che loro volevano il riscatto obbligatorio, che è quello che mi ha fatto sempre pensare. Non c'è stato. Non c'è. Sì, ma è quello che mi ha sempre fatto pensare. Uno non vende però il giocatore, però il riscatto obbligatorio, poi certamente non più 7 milioni, gliene dai 4, 4 e mezzo, sì. Fra 2 anni lo compri a 4, okay. 4 e mezzo, hai comprato il giocatore con 6, 6 milioni e mezzo che c'ha 22 anni e secondo me c'ha dei margini di miglioramento enormi. Piero, non è che le idee del Wolfsburg siano sempre chiarissime,
perché lo stesso discorso l'hanno fatto con Barzagli, miglior difensore del campionato italiano. Sbagliano, è vero. Senza discutere. Allora, scusate, io devo entrare nel mio ruolo. Ne compro un altro sul mercato. Entrare nel mio ruolo è sapientone che mi dà fastidio, però ci entro, malvolentieri, però ci entro. Allora, non è una questione del giocatore singolo, è una questione del giocatore in un contesto. Cioè, Kjær non va bene nel contesto di gioco della Roma, va bene in un altro contesto invece di gioco. Secondo me questo non è vero, assolutamente vero. Io non ne sono convinto. Allora, l'abbiamo detto nel gioco, abbiamo sempre detto che il centrale può far centrale solo con Kjær vicino. E che c'entra? E che c'entra? Allora, voglio dire, Totti difensore lo può fare solo col portiere che pia il pallone. Ma che vuol dire, Piero? Noi stiamo parlando di un singolo giocatore che deve entrare. Allora, chi è un buon giocatore? Gianfranco dice anche coi piedi, anche se in effetti non costruisce. Heinz sbaglia di più, ma costruisce di più. No, ma sta attento, che non è che costruisce male per negazione calcistica, costruisce male perché è terrorizzato. Cioè la palla va sempre verso il compagno, non gioca tranquillo. Al derby poi è terrorizzato. Benissimo. Il problema è professionista da oltre 2 milioni, è terrorizzato. Non fate questi discorsi del cavolo che è professionista. Io ho visto giocatori con del robot. Sì, dei giocatori con delle palle così terrorizzati. Massimo, tu una partita puoi vedere un giocatore così con due palle così terrorizzato, ma chi è terrorizzato da 8 mesi? Io sono pressoché convinto che lui non abbia i piedi per fare un tipo di gioco con Luis Enrique. Lui può crescere, ma forse da un'altra parte, dove allena degli rossi, ma non dove allena un allenatore come Luis Enrique. E poi un'altra cosa, era terrorizzato anche col Wolfsburg. Forse questo giocatore è qualche cosa che non faccia. Aveva dei buoni motivi. Poi un'altra domanda, chi era recuperato? Cose anche recuperabili, però mi chiedo, cose anche io c'ho qualche magari io un po' meno, però bisogna anche individuare le cose che non sono andate bene quest'anno e sono molte, se no è e tutto cercare di migliorare l'anno prossimo, perché altrimenti la Roma rimane questa. Se noi ci diamo tutto, che significa? È chiaro che miglioreranno, significa le cose che non sono andate, bisogna levare le cose che non sono andate, però nelle cose che non sono andate, altrimenti resti così. Sì, ma nelle cose che non sono andate non puoi metterci anche uno, non riscatti neanche Kjær, cioè devi costruire da zero un reparto decentrato, e da zero lo devi costruire. È una follia. C'è le altre priorità. Io dico che se due entrati difensivi andrebbero presi oltre agli esterni, perché poi il resto della squadra non se rimango con Kjær pur disso, ne prendo un altro, il quarto me lo fa Dedè, secondo me è un reparto centrale che può andare solamente avendo come quinta opzione, e su cui mi piacerebbe discutere, Daniele De Rossi, che mi può fare centrale difensivo. Io certo la pista De Rossi non lo voglio togliere. E poi tu mi dici, però è un'idea, tu mi dici, hai dei dubbi su Burdisso, giusto? Allora, torna all'infortunio. Certo, hai ragione. Allora ci teniamo Kjær e altri due centrali difensivi nuovi che non sai come possono rendere. No, uno. Cioè, qui rischi di bruciare una stagione. Burdisso, Heinz, ne prendi uno dal mercato. Uno è poco, buono. Io ne prenderei due centrali difensivi. Abbiamo visto quest'anno con uno non ti garantisce. Se fa male uno sei morto. Cioè, io faccio due nomi senza poi voler aprire il blasfemo. Mi è capitato di vedere un giocatore che ha vinto un mondiale e diversi campionati, che si chiama Fabio Cannavaro, non fare il calciatore che è stato in annata in cui non aveva comunque un compagno di reparto di un certo livello. Con il Fabio Cannavaro con Thuram non era lo stesso che poi è andato all'Inter. Fammi finire. Mexessi il primo anno gli avrebbero dato fuoco a Campo dei Fiori tutti. Mexessi ha avuto bisogno anche lui di avere un compagno di reparto di un certo livello. Attenzione, perché Kjær è un gran bel giocatore, ma da solo rimane terrorizzato, come diceva Gianfranco, perché non può sentire da solo il peso del reparto difensivo. Ne prendi uno buono, uno forte, Cannavaro, io faccio lo stesso discorso che faccio sempre su Luis Enrique. In passato ha dimostrato di essere qualcuno, quindi tu non avevi i dubbi che fosse un buon difensore. Gli è capitata un'annata a sorta, ma Milano il dubbio l'ha avuto perché aveva giocato con Thuram, per carità, però questo c'ha 22 anni, però qualche cosa l'ha dimostrato. Si sta parlando come in trentenni che c'ha 10 fallimenti alle spalle. Lo so che c'ha 22 anni, però ha già fallito due stagioni. Ma Barzagli era stato bollato, è sempre stato considerato un buon giocatore, perché anche lui è passato. Ma chi è quando ha dimostrato di essere? Ma sarà l'area del Wolfsburg che è sbagliata, e anche quella di Roma però non è buona. Allora io ripeto, io non ho niente contro chi a livello personale, però bisogna anche puntare su due giocatori, perché lui è biondo e tu no. Allora fermo restando che va benissimo questo discorso, anche perché Sabatini e Baldini ci stanno ascoltando e anche loro avranno le idee, magari danno ragione. Allora, io come
come idea mia personale, visto che intravedo la possibilità di avere una grande Roma, farei, come dice Piero, portiere confermato, portiere confermato, e tutti, e tutti proprio così, e tutti sostituiti. Bravo. Come così va? Sarà. Va, finito. Perché, ma così, così sarà. Eh? Ma così sarà. No, così sarà, così dovrà essere. Ma non sarà perché così. Però l'hai già cambiato. Quando ne hai cacciati quattro e ne metti altri quattro, sì, se uno dei nuovi quattro gli è via il mal di testa, che cosa succede? Esatto. Ne devi via uno degli altri. Hai perfettamente ragione. Allora io mando un bacio a Kier, perché mi è pure simpatico. Sì, ma non io faccio sapere che mando un bacio a Kier. La domanda è: questo che arriva nuovo, che gli prende il mal di testa, quando scatta Brocchi lo ferma, quando scatta Di Natale segna, quando la Juventus in Coppa Italia segna, quando entra dopo due minuti e io faccio Dio, butta per terra a destro, quando gli scappa Ibra, se fa questo c'ha il mal di testa. Sì, ma la certezza non ce l'hai neanche se prendi Thiago Silva. Cioè, non con i meccanismi del centrocampo della Roma di quest'anno. Tutto questo diventi l'aspetto economico. No, che non è secondario, per prendere quattro top player, io non dimentico niente. Allora devi fare anche punti su questo. Io faccio un calcolo. Io preferisco prendere due boni garantiti, un esterno destro e un centrale difensivo, piuttosto che prendere quattro che sono medi e che non sono. Io ti dico, buttiamo fuori. Ma c'è bisogno dei titolari, dei giocatori. Io vi voglio dare ragione, buttiamo fuori Luis Enrique e giochiamo con un altro modulo, e Kier può essere un grandissimo giocatore. Accade tutto. Ma non può andare bene con il gioco di Luis Enrique per nessun motivo al mondo. Però, perché è un giocatore che perde l'orientamento del pallone, ragazzi. Vabbè. Guarda, Kier, io ve lo dico, mi è simpatico e mi dispiace per lui. Perché lui sta nella squadra sbagliata. È questo che voi non capite. È lui che sta nella squadra sbagliata. Ha ragione. Non me rendete conto, no, è lui, perché allora non tenere, io mi auguro che qua, secondo me, se fanno 100, una corsa di 100 metri, quattro centrali difensivi, se fanno corsa di 100 metri, qual è quello che arriva prima? Quello che arriva prima sarà pure Kier, però quello che non fa passare il giocatore non è Kier. No, non è così, non mi è sembrato così, perché la difesa di Roma comunque è stata in difficoltà, compreso domenica che un giocatore che non è terrorista, che non fa fallo al limite dentro l'area di rigore e poi alza le mani quando sta uscendo col pallone, è una cosa di un'ingenuità totale. Cioè, proprio il concetto. Vabbè, te piace Kier? Io un altro anno glielo darei. No, io ti sto dicendo che per me Kier è un ottimo giocatore. Gli consiglio a Kier di andare in una squadra con un altro modulo. Anche che va nella Juventus, gioca alla grande. Nella Juventus, gioca alla grande. Io credo che l'anno prossimo alla grande. Come dice Gianfranco, Barzagli hanno sbagliato, ma Barzagli, se lo fai giocare in questa Roma, fa la figura di Kier. Ma no, questo non c'è provato. No, domando, no, allora abbiamo Barzagli e diamo Kier. Suo via è stato totale. Però in base alle caratteristiche, Kier è un ottimo giocatore a Palermo, perché con Degli Rossi faceva un gioco molto difensivo, quindi spesso gli attaccanti avversari, i centrocampisti cercavano le palle alte dove lui è molto difensivo. Non è un catenacciaro. Con la Roma una cosa del genere non è possibile. Ma non è catenacciaro Degli Rossi? No, proprio no. Sì, però Degli Rossi sta più attento alla fase difensiva rispetto a Luis Enrique, che sa. Sappiamo che la cura pochissimo. Credo che a Palermo purtroppo, se tu giochi, con le vi spiego una cosa velocemente. Sono illuminato e quindi ve lo spiego. Sissé, che segna col Newcastle, mica è quello che giocava nella Lazio. No, qui è un altro giocatore, qui è un altro giocatore. Ha fatto due partite, due gol, poi è stato sempre espulso, squalificato. Allora il discorso è: Sissé nella Lazio non andava bene, in altre squadre può andare bene o no? Come concetto? E se lì è talmente evidente, lui è una prima punta, lì giocava close prima punta. Il problema di ruolo è andato via, ma non patissi se lì era ruolo, non era diverso. Però sì, ci sono giocatori disadatti ad alcuni moduli. Secondo voi in questo modulo va bene. Ma qual è allora il centrale difensivo adatto per una squadra che c'ha otto giocatori in una fase offensiva, due difensori staccati dai tre? Quella è una squadra sbagliata, che sta sbagliando la squadra di complesso, di gruppo. Non è lì, ma è chiaro, pure Beckenbauer, se te presenti te solo
una volta lo superi e va in porta, perché uno contro a quel livello poi trovi è la squadra. Quando Luis Enrique dice se difende in 11 e si attacca in 11, è questo il concetto di squadra. La Roma deve provare ad andare a difendere attaccando la palla a 30 metri dalla porta avversaria. Poi se sono bravi col palleggio, col fraseggio, vengono fuori e te prendono in superiorità numerica, ma devono essere bravi loro. Con l'Udinese la Roma questo l'ha fatto per 60-70 minuti. Quanti palloni hanno buttato in fallo laterale? Quanti palloni hai comunque rubato? Quante palle hanno giocato male? È la squadra che deve difendere. Qualsiasi difensore, se lo lasci lì come un allocco, vabbè, Piero, poi paga dazio, lui sarà più allocco degli altri. È quello però, il punto. Se tu mi dici nessun difensore ragazzi, adatto, allora io ho visto, non so se ve ne siete accorti voi anche, ma penso di sì. Mercoledì ho visto Di Alma Santos. L'avete visto voi stare in campo? No. Era Taddei. Cioè Taddei gioca al massimo delle proprie possibilità in quel ruolo, cioè nel senso che lui vale X e quell'X lo dà al massimo, sì. Ma la differenza tra Taddei, che non è un fenomeno in assoluto, e gli altri è enorme, sì. Taddei, Di Alma Santos, tempo fa l'unica va avanti, grossa, fa il fraseggio, va avanti, va indietro, sì. Difende. Allora, il discorso è, secondo te, panchina. All'inizio nella roba di stagione, esatto, panchina, ma all'inizio della stagione tu pensi Taddei in quel ruolo e Angel dall'altra parte, dici vabbè, Angel proprio non saprà, magari dicono che non sa difendere, però va sulla fascia e crossa in continuazione, crea ma il panico. Ma non ha visto nessuno, era un punto interrogativo anche. Sì. Poi anche Angel, c'eravamo fidati, mi piacerebbe rivederlo. Ho capito. Allora, prima di dare la linea a Elena, vorrei soltanto chiudere così. Luis Enrique è un incompetente. No, io non so. Luis Enrique è uno che non ci capisce niente di calcio. Guidolin è un fenomeno, e ha rinnovato il miracolo con l'Udinese a un punto. Vabbè, Massimo, a proposito, le rose stanno su due mondi diversi, quella dell'Udinese e quello della Roma. Io dico che due mondi diversi, che Luis Enrique ha fatto vedere alcune cose che non si vedevano da un po' di tempo a Roma. Fatemi finire, vi chiedo perdono. La prima Roma, ma anche la Roma di Spalletti ha preso. Se no, veramente vi affidate ai semplici c'ha risultati, ragione, Piero. C'ha ragione, Piero. Allora, si parlava di giudizi individuali e di competenze. Posso dire una cosa? Che in questa città il calcio, anche quelli addetti ai lavori, non lo capiscono tanto. È vero. Io ho visto dare 6 e 5 e 5 a Gago, che è una cosa da raccapriccio. Cioè, Gago contro l'Udinese ha giocato da 7. Come minimo, però se chiama Gago è allora... stato il migliore anche a Lecce, a mio giudizio. Era stato il meno peggio, sì, allora, però è stato il migliore di tutti quelli che non è. Comunque, stavo dicendo, e Walter Mazzarri, che è un altro fenomeno con tutto De Laurentiis, così sta a due punti sotto. E una rosa competente come quella dell'Inter sta a due punti sotto. Cioè, il concetto qua alla fine è questo. La Roma è là. Però tu dici l'anno scorso dove stavamo? Uguali. L'aggravante è che due squadre abbiamo cambiato tutto diversamente, ripeto. Vabbè, dopo Elena mi dici come la un'analisi del genere. Io a me mi mandate al manicomio. Vai al manicomio, veramente. Ma magari cioè, Piero, cioè, ma vai al manicomio e ti mettono una camicia. Quando arrivi dire che Massimo poi arriva. Io comunque dico questo, sì, esatto. Se il prezzo da pagare sono state anche le brutte figure vissute quest'anno, più di una, perché a Siena che oggi siamo in superiorità. Se il prezzo da pagare è per vedere per 30 partite su 38 la Roma che ho visto col Bologna, con l'Inter, con l'Udinese, io lo pago volentieri, sì. E ho l'impressione che saltranno, mi diverto parecchio io, ma non voglio nessuno però che si aggrega. Che vuol dire? Capito? Te diverti, cioè, fammi l'esempio. Lo sapevo che lo fammi l'esempio, dove stai ad aprile? Fermo, divertendoti, dove stai ad aprile? Io ho la sensazione che dove la stai Roma, ad aprile? Se indovina 3-4 giocatori sul mercato, saltranno ci costringe, oh, no, sta domenica se sposa tuo fratello me frega niente, donna, anche se ti io sposi io ho questa sensazione. Vabbè, mi sbaglierò, sarò un incredibile ottimista, anch'io. Ma io sento che sta però, crescendo qualcosa, però praticamente c'è cioè una difesa, il portiere registrato. Qua il portiere qual è, che è pure alto, no, sta qua, gli altri così e ricominciamo, però finito, il discorso però è semplice, Massimo,
Marcello non sale in sul carro, che a gennaio Piero ero presente vicino a lui, mi disse arriveranno almeno dei giocatori, spenderanno tra i 40 e i 50 milioni. Io questi giocatori non ho visti. Vabbè. A giugno. A giugno. Ah, muoè. A giugno. È procrastinato. Oh, invece. No, tu hai detto a gennaio. Cioè, Marcello, spenderemo Marcello, tra i 30 e i 40 milioni. Il problema a capire in quella invece, non mi spiego. Non dico, Carlo. Non mai detto che la Roma a gennaio prenderà 40 milioni. Registrata la riduzione. Oh, ragazzi, siamo in ritardo. Invece, fermo restando. A Roma spende più di 40 milioni. Fermo restando che per chi è, lo dico per il suo bene, perché per me è un forte giocatore, ma alla squadra sbagliata. Invece per loro è così salvo Kier, quindi il portiere e Kier stanno qua. Chiamati, giusto? Sto vabbè. Siccome è sempre piaciuto guardare poi non solo la partita, ma anche Diodo Retta a certi segnali, io, quanto tempo era che Francesco Totti non... Lui si metteva il ciuccio in bocca e si fermava e arrivavano i compagni. Stavolta è andato verso la curva, ha chiamato la squadra sotto la curva, c'è stato sta braccio complessivo fra gente e giocatori, che almeno insomma io l'ho percepito dalla televisione perché non stavo allo stadio, però se proprio il boato che si è sentito, l'abbraccio che c'è stato tra i componenti della panchina, non tra Moreno e Luis Enrique, tra Luis Enrique e Andrea Azzoli, il sorriso di Franco Tancredi in quell'abbraccio, che è uno che non sorride mai, Franco, perché è una persona è seria, come piacerebbe che fosse tutta l'Italia, ma è un sorriso che ti fa, il sorriso di Vito Scala, che ti fa capire come io, se questa Roma vincerà la partita dell'altra sera, secondo me è stata una svolta. Scusami Piero, ma tu che vivi di sensazioni, io poi forse non hai visto, io ogni tanto le sensazioni se le ho. Sai quando ho capito che la Roma avrebbe vinto la partita? Quando l'Udinese ha pareggiato prima della fine del primo tempo. Perché? Perché ogni volta che finisci 1-0 il primo tempo te legnano. Esatto, è vero. Abbassato la media, una fissa. Se segnava qualche minuto via. Ha abbassato la media dei primi tempo e invece ha alzato quella dei secondi. Non ho capito bene Guidolin, che insomma dopo partita ha detto non stavamo più a rischiare. A me negli ultimi 20-25 minuti la Roma ha dato la sensazione che poteva segnare in qualsiasi momento, in qualsiasi azione. L'ingresso di Boccia è stato importante. È mancato sempre un pizzico, perché c'era sta cosa del... Sì, mo a Roma segna. A Roma ha segnato. Guidolin ha detto non stavamo più rischiando rispetto al primo tempo, è stato un bagno di sangue. Forse tenendo presente che il salto che fa Luis Enrique, se non lo blocca, non casca per terra e si frattura tutto. Avete visto il salto? Ma hanno detto che anche Baldini l'ha vissuta in maniera piuttosto intensa. Esatto, lui è uno abbastanza rigido. Questo invece... è perché devono essere tutti uniti. Poi perché succede? Questo me lo deve spiegare Piero. Perché succede Bergamo, Cagliari? Se lo sapesse. No, Lecce, sì, ma perché succede so, così? Cioè so, partite che non iniziano. Cioè, non iniziano. Vabbè, Massimo, però quest'anno la Roma ha sbagliato due cose in tutta la stagione, quasi tutto. Poi, però è successo che spesso ti ha che fatto... Che carina, ripeti? Ripeti, no, carina questa. Io non so per niente d'accordo. No, fammi ha sbagliato due cose, quasi tutto. In 6 o 7 occasioni ha fatto vedere quello che ha in testa Luis Enrique. Dobbiamo dire che quello che ha in testa Luis Enrique è qualcosa che può veramente mettere i brividi. Perché a me, a tratti, anche con l'Udinese... è stato dal quasi tutto, sì, qualsiasi cosa tu dica oltre. Anche con l'Udinese a me la Roma è piaciuta molto. Anche in alcune sconfitte... A Genova, col Genova, la Roma ha giocato una più che discreta partita, non deve mai perdere. No, è vero, non deve mai non perdere. Io ti dico, anche nell'umiliazione delle 4 pappine di Cagliari, la Roma nel secondo tempo a Cagliari lo tritura il Cagliari, fa 10 occasioni da gol. Sì, però ho capito, nel complesso della partita non puoi creare. Se leggiamo 4-2 è chiaro, però se vediamo... Secondo me già lì c'è comunque una Roma che può far il Cagliari del secondo tempo a Cagliari è stato triturato dalla Roma. Però ci sono i derby, però ci sono... I derby a versi in 10, quando stavi 11 contro 11 stai a vincere tutte e due. Allora se proprio vogliamo andare a me giocando lì male, quello che te pare. Il secondo derby c'aveva 8 giocatori adesso, fuori. Adesso al di là del derby, però se tu prendi le 4 milioni di partite di tutte le squadre di Serie A, allora se prendi anche il Lecce del primo tempo contro Nina, dove vincere lo scudetto. Cioè il campionato va valutato nel suo insieme. E una cosa buona è che tu riesci a vedere quello che vuole
Luis Enrique è un gioco bellissimo, un sorprendente, quello che vuoi, però poi il campionato lo devi vedere nel suo insieme, e la Roma nel suo insieme secondo me ha deluso. Poi chi pensa di più, chi pensa di meno, in quel modo. Però uno non può pensare che la Roma sia quella della miglior partita giocata contro questa squadra. Quali erano gli obiettivi? La Roma non ha dichiarato obiettivi, c'è stata la transizione totale l'estate scorsa, però un'Europa League normale la poteva fare, non ha dichiarato obiettivi, l'Europa League la poteva fare, è la vera macchia della stagione. L'obiettivo della Roma lo capisce stagione, forse l'unico errore che si può perdonare a questa Roma è l'Europa League, la giocarono Viviani titolare, Okaka, Caprari, Verre, insomma, ma non tanto nella partita in sé, in quello che poteva essere lo sviluppo della competizione. Sì, però era una Roma quella, cioè per quella esempio, non era la Roma di oggi, ma non puoi perdere con lo Slavia Praga. Sono stato la Roma è diventata americana il giorno dell'andata. Ma te ti rendi conto, l'Atletico Madrid è andato in semifinale di Europa League, sì. In campionato che ha fatto? Decimo. È crollato letteralmente. Allora io do sempre ragione. L'Atletico Bilbao, Madrid è grandioso, l'Atletico Bilbao vabbè, uguale. Allora, il campionato ragazzi, Gianfranco, io ho spesso il dottor, però ho fatto anche un calcolo. Il Manchester United stava a 6 punti dal Manchester City e stava giocando l'Europa League. Ha smesso di giocare l'Europa League. No, pure la Champions ha fatto. Sì, vabbè, prima. Quello non volutamente, ovviamente. Sì. Però diciamo che ha smesso di giocare e ha cominciato a triturare no, il Massimo, Manchester. Anche Manchester City però, ha smesso di giocare in Europa League ed è collato anche il campionato, quindi questo discorso non vale. Poi un'altra cosa, Massimo, Manchester City si può permettere il lusso di snobbare l'Europa League? Una squadra come la Roma? No, noi non siamo assolutamente. No, se l'ambizione della Roma è quella di diventare sei secondo in classifica, grande club. Aspetta, scusa, uno per volta. Mi era detto giustamente a Massimiliano, il Manchester City, capisci? Manchester United si può permettere di fregarsene. Ha vinto meno da Roma. Meno da Roma. Massimo, Manchester City stava lottando per lo scudetto, si può anche capire che rinuncia all'Europa League perché si deve impegnare sul campionato. Ma è secondo in classifica in campionato, magari ci fossimo noi a quel livello. No, per carità. Però no, come no, no, Massimo? Non vorresti essere secondo in classifica? Non hai capito? Manchester City sta facendo il primo passo verso come te lo devo spiegare che io le voglio bene, ma al secondo posto non me ne frega niente. Mica avendo speso due soldi, sì. Non l'hai capito? È un altro discorso. Massimiliano, è una rosa di 30 giocatori. Io non sto facendo un'efficacia di soldi spesi. Massimiliano, il secondo posto non me ne frega più niente. E a me sì, invece del secondo posto. Massimo, perché col secondo posto va in Champions League. Guarda, Champions League garantisce un sacco di giocatori. Se Juventus dovesse arrivare seconda, io credo che faranno una festa. Se il Milan dovesse arrivare secondo, io credo che faranno altrettanto una festa. No, se tu giochi lo scudetto e ti chiami Milan, arrivi secondo, dobbiamo magari cambiare, la festa non lo fai. Dobbiamo cambiare. Ma quest'anno l'obiettivo era sesto, Massimo. L'obiettivo era Massimo, tu cambi arrivando sesto facendo le rimane della Europa League. E questo è un tuo modo di cambiare. No, no. Uno va anche per gradi, cioè magari l'obiettivo del prossimo anno sarà andare in Champions, credo, non subito vincere lo scudetto, anche se Piero è molto ottimista, no, so, io un po' meno. Carità, cioè, vincere è tutta un'altra storia, soprattutto in Italia, ce l'ha dimostrata la storia, quindi non è che sto di un'eresia. Vince è tutta un'altra storia, però io ho la sensazione che quest'anno la Roma abbia costruito, comunque trovato una sua identità, comunque intrapreso una strada, abbia delle risposte chiarissime dal campo su quello che dovrà fare sul mercato per migliorarsi e che abbia cominciato un percorso che secondo me la porterà a essere competitiva. Poi vincere, io sono convinto che si potrà pure vincere, però... Il traguardo è la competitività. Sì, bravo, bravo. Il traguardo è la competitività, una squadra competitiva è una squadra che deve stare tutta la stagione tesa su tutti gli obiettivi, quindi sulla Coppa Italia, non vedo perché dovevamo uscire in Coppa Italia. Sei uscito con la Juventus. Ma non sei uscito con pizza e fighi? Pure il Milan è uscito la Juventus, in base a un regolamento del cavolo che ti ha obbligato a giocare fuori casa la partita secca. Allora, prossimo anno... Dopo che negli ultimi 10 anni mi sono rotte le palle da una finale di Coppa Italia. Prossimo anno ti rimettono insieme con la Juventus. Italia. Certo. Ma quello ci può stare, magari. Come che ci può stare? Allora, pure l'Europa League ci può stare, Massimo. Ho fatto il viaggio di ritorno Milano-Roma con una Coppa Italia. La stagione della Juventus possono vincere, possono perdere. Comunque è andata a finale in Coppa Italia e se la sta giocando fino all'ultimo con il Milan. E è sopra di un punto. Questa nuova squadra. Una stagione da competitività. In pochi mesi è raccapricciante. Solo in una città come questa si può... In una città
che eppure dovrebbe sapere che in 85 anni di storia hai vinto 3 scudetti, non è che oddio, vedi che bacheca andare a tema la prossima coppa. Ha lottato diverse volte. No, qui non hai vinto niente. Sì, però no, Piero, ha lottato. Quindi, se questi dovevano fare 75 punti Piero, in cassino. Lasciando stare quello che è stato il passato, comunque dopo anche le rovine nel passato che hanno trovato. Io, vabbè, lasciamo io stare la parte so. Finanziaria. Non è solo finanziaria. È ha parte lottato, tecnica. La Roma dell'anno diverse scorso volte l'hai presa per il secondo posto. Buttata. Questo credo che sia storia o no? Lo chiedo quale, a Massimo. Quale? Non ha lottato diverse volte nel passato per il secondo posto e fino all'ultimo poteva vincerlo, è arrivato al secondo tempo, è entrato vero, Ibra vero, e gli ha tolto lo scudetto. Cioè, allora non mi sembra che una squadra che non ha mai, non se n'è mai giocata anche ultimamente, no, e anche nel passato, anche con una gestione che non era americana, essendo italiana, per vincere. Per cui no, una volta hai rischiato pure da andare. La Roma in 80 anni ha vinto soltanto. Però, come spesso ha detto, ragazzi, uno per volta. Allora, fermi. Uno per volta, se no non ci capiscono niente. Allora, parla Massimiliano, Piero, non ci capiscono niente. Quindi, parla uno, gli altri ascoltano. Vai, come Ultis ha detto spesso Massimo Ruggeri, il signor Franco Sensi si è anche rovinato in determinati momenti per comprare determinati giocatori, quindi no, guarda, io questo non lo so se ne vado perché come, ha detto cioè, lui qui avete stravinto un falso storico, ma come ha detto cioè, lui il conduttore il tuo avete stravinto io ho detto che il presidente così, Franco Sensi ha accettato di essere ricattato su alcuni acquisti tipo Battistuta per cercare, siccome ha vinto la Lazio lo scudetto, per cercare di vincerlo, e lo ha vinto. Questo è il discorso, certo. E questo è il dato di fatto, punto. No, poi però tutto il resto, io ho detto questo, tutto il resto che è un po' diverso numeri, da quello che hai detto numeri tu. Non si scherza. Da quindi quello che hai detto tu è un po' diverso. Un po' diverso. Io ho detto che ha accettato delle situazioni che in altri tempi, se la Lazio non avesse vinto lo scudetto, non avrebbe mai accettato. Ma punto. Massimo, questo è un fatto storico. Però l'ha fatto. La storia è Battistuta è arrivato, cioè non è che ho capito, ho capito. Però la storia quando rivedremo Battistuta batteremo le mani. Quindi il fatto storico che la Roma ha comprato Battistuta, che qualcuno se si è arrivato per comprarlo. Non è vero, se noi oggi ci ricordiamo ancora Battistuta, vuol dire che manca sì, però nel presente qualcosa. Senza comprare, no, però scusate, quei soldi. Ma da qui a dire altre cose non è la così. Gran parte di quei soldi, altre cose, la gran parte di quei soldi. Chi sta parlando? Chi sta parlando? Signor Caprera. E allora zitti. Basta. La gran parte di quei soldi venivano dalla borsa, da quasi 400 miliardi di lire. La gran parte di no, sì, quelli presi da tutti. Quindi dire che qualcuno si è rovinato per comprarlo è un falso storico. No, e nessuno si è rovinato. Perché si è rovinato nessuno. I soldi che vengono dalla borsa comunque sono sempre quote societarie che appartenevano alla famiglia Sensi che sono state cedute sì, sul dopo mercato la valorizzazione di 400 miliardi, Massimiliano. Per carità. E allora come sono, per carità? È sempre 130 miliardi in cassa. Sì, ma quelli teoricamente quello è un valore, che apparteneva. Ma ha fatto benissimo, ci mancherebbe. È un valore che apparteneva a Franco Sensi che è stato messo sul mercato per poi investire in giocatori. Lo disconosce. Però da qui a dire che Idar Petroli si è rovinata per colpa della Roma, ce ne passa molto, perché non è così. Scusate, questo argomento di cui onestamente ce ne frega niente, perché la Roma incassò 3-3 della Roma, attuale non ce ne frega più niente, 200 dall'altra parte. Viene, poi la Roma gli è costata, viene come la Nutella sui maccheroni, che non c'entra niente, perché poi noi stiamo parlando dell'attualità, è inutile che ritorniamo indietro, noi stiamo parlando dell'attualità. No, è cominciato da Marcel che ha detto in passato la Roma si è rovinata per arrivare a certi livelli. Non è vero, vabbè, però ci è arrivata. Vabbè, mi piacerebbe però su questa avere la versione della famiglia Sì, ma Sensi. Discorso. Allora, siccome io sono loro. Allora, siccome io è l'unica affidabile. No, io ma la versione dei numeri non ti basta. Fermo restando la che a Roma dei numeri. Allora, ma nessuno una allora, ti dico l'amore della famiglia Sensi nei confronti allora, della Roma. Ecco. Ma dire che il gruppo Idar Petroli si sia rovinato a causa della Roma è un falso storico. Vabbè, fermi tutti. Non è così. Fermi tutti. Allora io vi dico, siccome io mi sono stufato, a Roma, città eterna, di pensare sempre che noi siamo andati alla grande se siamo arrivati secondi, siamo andati alla grande se abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo andati alla grande se siamo arrivati una volta ai quarti di finale, una volta, non è che ci siamo arrivati 10, una volta ai quarti di finale Champions, in quel periodo partecipando sempre per fortuna. Allora io ti dico che sono ottimi risultati per Roma provinciale, sono dei risultati modestissimi per Roma.
Questo è il concetto. Allora io voglio cambiare, quindi non me ne frega niente del resto. Cioè, se io devo cambiare, se io devo cambiare attraverso un sesto posto, un settimo posto, ma devo cambiare e vedo una prospettiva, sono disposto come tifoso a farlo, a accettare. E io ho detto. Io l'ho detto 10 puntate fa, caro Massimo. Credo che sia più facile cambiare partendo da un secondo piuttosto che da un sesto posto. No, è utopia. Cioè, non è che possiamo passare per un sesto posto perché stiamo costruendo e un secondo posto invece da buttare via perché non stiamo costruendo. Ma ci vuol dire vogliono i top player? Grazie, Graziella. Scusa, mo c'è il nuovo. Come per respirare, voglio ossigeno. Mo c'è il nuovo. Mi hai detto tu che sono miliardari. Metteranno 40 milioni ma quello allora quello sei te che hai detto che sono c'è un problema io non ho mai detto che sono miliardari comunque la prima la parola astrazione dalla mia bocca non è mai uscita meno 45 questo te lo posso assicurare perché non offendo mai nessuno non so perché forse perché gli americani hanno preso la Roma e un po' forse non te l'aspettavi immaginavi una soluzione diversa un proprietario diverso. A te questi te sono stati antipatici dall'inizio. Ma chi lo dice e quindi adesso se starnutiscono fanno. Però non però erano antipatici. Di fatto, te stanno dimostrando è una che comunque hanno un progetto allora, e hanno un'idea. Il progetto c'hanno tutti i Allora chiudiamo il discorso. Fermo. Chiudiamo il discorso, Marcel. Tu devi capire qualche cosa. Te devi andare comunque. Zitto, te lo spiego perché sto di fretta. Zitto. Marcel, silenzio. Io faccio sufficientemente intelligente per capire che non c'è bisogno di dire straccioni per dire straccioni. Si può dire in molte maniere. Io sto aspettando anche per dire cretino ci sono molte maniere per dire cretino. Io sto aspettando però ancora una avuto sempre un atteggiamento dove negativo. Si possono fare delle domande economiche che non sono state fatte. Vabbè. Ed è stato vergognoso ma di questo a Roma. Quale come siete andati insieme? Quale in 50 eravate? Ma in quale 50? Eravate in 50. Allora stoppiamo perché abbiamo la pubblicità. Anche se mi piace. Scusa. L'intervista alla Roma anche se mi piace. Per favore. Avete abdicato alla vostra professione. Ma che stai a dire? Ma è così. Ma che stai così. A dire? Però nel momento in cui forse può fare una domanda. Non questi sono una massa dei cretini. Questo lo stai dicendo tu. L'hai detto nella sostanza da sempre. No, Piero, no. E basta. No, Piero, silenzio, no. Silenzio adesso. Non puoi parlare allora, al mio. Marcel, siccome mi dice che dico straccioni, che sono cretini. Non ti preoccupare, ma più o meno è il concetto, non è come va detto. Tu praticamente qualsiasi cosa positiva non la nomini. Qualsiasi cosa negativa l'hai detto. Mi era piaciuto il gesto di Osvaldo. Ti volevo soltanto dire... Attraverso le risposte che mi darà Matteo Vinci, il Manchester City è ricco? Il Manchester City, i proprietari del Manchester City sono hanno comprato ricchi. Tutto e di più? Sì. Chi vince il campionato? Il Manchester United. Va bene, per questo, aspetta. Speriamo. Il Malaga, com'è la proprietà? Araba anche quella. Araba, hanno comprato di tutto e di più? Abbastanza. Chi vince il campionato? Arabo e arabo. Non loro. Chi vince il campionato? Non loro. E chi arriva secondo? Arrivano secondi. Malaga. No. Arrivano secondi? No. Arrivano terzi? No. No, domando. No, non credo. No. Forse guarda. Allora, fermo. Allora, te devi mettere in testa. Te devi mettere in testa, che Marcel. Te devi mettere in testa che le cose vanno fatte con calma. Massimo. E soprattutto, se spendi di tutto e di più, non è detto che tu vinca. Anzi, spendendo... Ma pensa se non spendi manco di tutto e di più. Non vince neanche il Paris Saint-Germain. No, ti posso fare il Paris Saint-Germain. Facciamo la domanda. Ha comprato tutto e di più, Ancelotti, tutto il resto... È primo in classifica? No, Montpellier. Fermi, dai, che non puoi fare niente. Ci potrebbe stare uno stadio nel futuro. Sì, vero. Sì. Non plastico, un rendering. Se lo stadio ci io sarà. Io spero che la burocrazia italiana, perché io ho la sensazione che gli americani ancora non abbiano percepito bene i danni che può causare la burocrazia italiana, almeno come tempistica. Però c'è Marcel che sblocca. Io da quello che so l'idea di giocare nel nuovo stadio del campionato 2016-2017 io credo che questo sia un po' ottimistico. Però l'idea c'è la voglia di costruirlo lo stadio e ripeto, se la Roma costruisce lo stadio come lo deve costruire voi immaginate solo l'effetto sugli abbonamenti.
Poi quest'anno te li raddoppi un immediatamente. Io mi faccio l'abbonamento. Io voglio il mio posto nello stadio della Roma a tutti i costi. Già ho chiamato, un posto è il mio. Te fanno come a Batistuta. Sì, c'è l'esempio Juventus. Ma che scherzo, ma a Roma l'esempio li raddoppi, fai 40.000 abbonamenti. La Roma deve fare uno stadio da 60.000 e 40.000 sono in abbonamento. Sì, teniamo sempre presente che senza barriere, senza niente, comunque bisogna dire ai tifosi che ma dobbiamo essere che tifosi a Roma ospitali al massimo. Vabbè, ma sanno detto essere molto più civili di quello che puoi pensare. Lo so, io lo so. Non sempre, sapete, bisogna essere tranquilli. No. Bisogna essere tranquilli e sereni. Bene, io allora sogno di vedere uno tutto nudo che entra nello stadio da Roma. c'ho un po' di email, però non abbiamo il tempo perché è veramente volato. Allora leggo soltanto quella di Antonio Seu che dice: non potete continuare ad avere in studio ragazze così belle e distraggono dagli argomenti in discussione. Confermo. Che è carino. E noi ci poi dice ossequio al maestro Giubilo. Dice comunque Luis Enrique ha poche responsabilità secondo me. A me è un tifoso della Roma che vive a Bari. Io l'ho conosciuto, l'ultima volta che sono andato a fare Bari-Roma ho pranzato a Bari Vecchia con Antonio. Personaggio fantastico. Sa bene questo signore che ha scritto questo tifoso che su Luis Enrique penso esattamente come lui. Certo. Che quasi tutte le domeniche, il sabato, il venerdì e il lunedì, perché ormai parte da Bari, viene in treno a Roma, vede la partita e torna a Bari. Bene, e invece Piero da Roma scrive, dice, i fautori dei minestrari, all'italiana, quelli che Piero io ha chiamato. Io non sono fautore dei minestrari. Esatto, dice, è vero che magari c'è anche uno che vince, però dice, ce ne sono parecchi che arrivano diciottesimi, retrocedono, a volte decimi. Non finiscono neanche i campionati. No, molte volte. Alcune volte non li cominciano neanche. No, ma poi li riprendono, sì, certo. E quello è il problema. Anche cioè, che poi il prossimo allenatore della Roma chi è? No, si no, sa già. Chi è questa? Con questo è un mezzo. Io ho un'idea che dentro di me la sento come una certezza. Uno che ha giocato nella Roma. Ma non la posso manifestare. Uno che ha giocato nella Roma. Non la posso manifestare. Uno che ha giocato nella Roma. Sì. Sì, Giannini pensa proprio poco, poco, ma ha giocato ragazzi, sì, pochissimo, no, pochissimo. Però io ti dico che non ci siamo messi d'accordo, non ci siamo parlati, anch'io la penso così. Però Peppa. Cioè che a un certo punto Luis sta preparando il suo futuro a Roma, ma anche un po' a Barcellona, e un altro sta preparando il presente a Barcellona. Non va mai e anche dimenticato il futuro che a Roma. Il primo allenatore che ha contattato Franco Baldini per affidargli la panchina della nuova Roma è stato Pep Guardiola, che guarda caso sta sulla panchina della squadra che ogni volta che la vedi giocare te senti male per ma come sì, giocano ma non bene. È vero, perché poi che cosa fanno? Ma che il gol di Messi col tacco di Iniesta, ma che azione che il nome di Luis Enrique gliel'abbia fatto proprio. Guarda, io sto ancora, probabilmente lui rimarrà un altro anno, anche se secondo me che, deve fare? Che altro deve fare? Cioè a Barcellona, si sono stufati di venire. La Sagrada Famiglia poi basta, ha fatto io credo che lui possa rimanere un altro anno a Barcellona, ma non escludo neanche che possa rimanere un anno a guardare calcio, poi fra un anno, magari due. Però ti faccio questa domandina: se sono stufati di vincere, quest'anno il non Real Madrid vince la Liga e dove se vince la Champions, insomma, comunque la Liga non so se dicono però c'eravamo stufati. Non è più tanto tranquilla la Liga, no, non è più tranquilla, però ho detto se dovesse con lo scontro diretto deve andare a Barcellona, che se lo perde sta a un punto e c'ha una trasferta per chi conosce un po' la Spagna, il Real Madrid a Bilbao contro l'Athletic, che lì giochi contro una nazionale. Quella sarà una partita che il Madrid dovrà fare lacrime e sangue per vincere, certo. Con Bielsa che farà il pazzo, cioè far perdere alla squadra dei Paesi Baschi il campionato alla squadra del Real, cioè proprio dello statalismo, della centralità. Cioè a Bilbao secondo me danno un braccio, capito? Se vanno dagli abbracci. Ho capito. È l'unica squadra al mondo che c'ha tutto giocatori dei Paesi Bassi nella Biscaglia. È vero questo. Un sogno vedere la Roma. Aveva anche la maglia immacolata, no? Aveva anche una maglia immacolata fino a qualche tempo fa. Sì, poi. È vero. Anche io ci sono stato a quello stadio, tra l'altro era un amichevole, quindi in un'atmosfera. Stavano tranquilli. Cioè, ci sono stato la cattedrale. Li senti, senti proprio un'atmosfera che è incredibile, cioè lo senti quello stadio. Va bene.
Allora, detto che lo sentiamo, notizie velocissime del calcio scommesse. So che oggi eravate presenti alle varie. No, a me Matteo non era presente. C'era qualcuno? Avete notizie? No, beh, sono riservate. Stati, sono stati ascoltati Brocchi e Mauri, quello, anzi, Mauri e Brocchi in quest'ordine. Brocchi è uscito, sì. No, perché a un certo punto sembrava non uscire più. Durata varie. Notizie? No, nulla di particolare. Insomma, loro si sono dichiarati abbastanza sereni. Nessuno ha detto tranquillo. Va bene, e invece sentiamo no, ma Marzia scusa, che dice... Ma quando, scusa, quando si farà questo processo? Perché io leggo che ognuno che parla, interrogatorio 6-7 ore, sì. Cioè per sentirli tutti arriviamo tra 3 anni. Esatto, perché sono tanti. Però teniamo presente che ci sono delle situazioni molto particolari in questo caso, sì, molto sì, particolari. Perché. E stavolta non finisce, perché già Beda ha detto non finisce... Capito. Però posso dire una cosina, una cosina. La Lega per la prima volta parlerà di questo aspetto, di questo, come vogliamo dire, la Lega di Serie A. C'è, cioè, quell'altra abbia il futuro di non parlare più. Purtroppo non sarò esaudito. Ecco, purtroppo a me mi stanno mettendo in mezzo. La Lega di Serie A parlerà per la prima volta dello scandalo scommesse il 20 aprile, più di un anno dopo che è esploso questo bubone. Si poteva fare un pochino prima, cioè una volta prestare un minimo di attenzione a quelle che sono le siamo priorità del calcio italiano. Siamo d'accordo, anche perché non credo che le penalizzazioni... Però è una garanzia se possono che le ultime partite di questo campionato se le sono regolari, se le addobbano, sono regolari, sono dei fenomeni, sono dei fenomeni. Io già ho visto... Per esempio c'è una partita, che proprio l'ultima del campionato, se non sbaglio, che è Lazio-Inter. Sì, amichevole. Che succede più. Già in passato, insomma, ha dato a succede più. A, succede con, più. Con grande piacere dei tifosi laziali. Ho pensato anch'io, ho detto guarda non vorrei Cesena, che ci fosse uno scambio guarda dei il Cesena favori. Con Genoa, no? Guarda il Cesena con Genoa che ha giocato fino alla fine, che hanno segnato punto... Vabbè, comunque io ho visto a Sly che tutte le partite di quota. Oh, l'anno scorso non tutte le quotava, 2 anni fa. Sì, sì, proprio. C'è pareggi. Va bene. Andiamo da Sara, perché deve ricordare le repliche e tutto. Io ricordo comunque l'appuntamento il giovedì con Servizio Pubblico su T9, naturalmente, di Michele Santoro, una trasmissione che ha molto successo. Sì, ma giovedì prossimo. questo... Ma che viene a fare Piero? Poi dice, mi mandate al manicomio. Ma perché? Lui quando viene qua non è uscito al manicomio. Io ci passo ciclicamente, vai, c'ho bisogno. Allora andiamo, dai Sara, velocissima, sì, che Massimo, siamo in super ritardo. Per chi ha gradito la nostra compagnia e vuole rivederci, o per chi non è riuscito a seguire la puntata, può farlo domani, perché T9 Sport manderà in onda le repliche sul canale 609 del Digitale Terrestre, la mattina alle 7.30 e alle 11, nel pomeriggio alle 16.10 e la sera alle 20. Al termine della puntata delle 16.10 alle 17.40 ci sarà anche il backstage, di cui adesso vi diamo un'anteprima. No, non si può. Ma stanno un lupo, un licantro. È mettere pinci capovolto, che si vedono le scarpe, però lui poi però... dovrebbe esserci forse pure Zeman. Che mano che c'è, bella mano. Sei stata sveglia la notte per studiare questa scienza, quest'arte. Perché il Caprino non me l'hanno messo vicino a me. Inquadra me, inquadra pinci. Poi facciamo tipo voto, tipo tronista, chi è il più bello? Guardalo. Allora, molti telespettatori sono preoccupati, ma io dico non c'è problema, si riprenderanno per mano e usciranno dallo studio insieme. Dici. Sia Nicola che Butto. Sì, io devo fare causa a una persona. Dimmi solo il giocatore che hai la scheda e tutto il resto. Guarda, rispondo a Giubilo. Difensore centrale, vediamo se ti piace, Aleksandar Dragovic, 6 marzo 91, austriaco, nazionale, titolare Basilea, difensore centrale, 1,85 m, 79 kg. La In Sport Management, che ce l'ha in gestione, perché loro sono specializzati anche su Austria e Svizzera, lo vuole presentare a Sabatini. Va bene, allora Piero, c'è naturalmente Roma-Fiorentina, poi Juventus-Roma, e poi ritornerai a fare un quadro generale delle tue previsioni. No, dico, c'è la Roma non può arrivare terza. Non può arrivare terza. No. Oh, meno male, questa già era una notizia. Vai Elena per l'appuntamento. Sì, vi rinnoviamo l'appuntamento a lunedì alle 23, sempre su T9. Bene, e allora a questo punto... Quarta sì. Allora... Che potrebbe essere molto interessante. Va bene, chi vuol capire capisce, io non ho capito, però...
Io beh, non capisco mai. Se mi dici che finale io non capisco mai. Cioè, allora, riservata ai meno cretini. Esatto. Allora, detto questo, dobbiamo cominciare a pensare alla Roma del presente. Il presente inizia a agosto, quando ricomincia il campionato. Sul presente, non date retta, non date retta a qualcuno dello studio. Pensate, Baldini pensa con la testa tua, Sabatini pensa con la testa tua. Proprio tutto, ciao. Sì, davvero, è proprio tutto. Andiamo a via medicine.